a tutti, oggi sono qua con un video totalmente improvvisato perché non avevo in programma di girare questo video, non mi sono preparata una scaletta o cose da dire, però sentivo la necessità di dare voce e spazio ai pensieri che hanno affollato la mia mente in queste ultime 2 settimane, in particolare da dopo il video Get Ready With Me che ho pubblicato. Lo trovate linkato nelle schede qua sotto in descrizione se ve lo siete perso. Quel video è stato difficile per me da girare perché vi parlavo essenzialmente del fatto che mi sento non un fallimento, ma sento di aver fallito in un certo senso in questo momento per via del lavoro. E nonostante io abbia ricevuto quasi esclusivamente commenti positivi a riguardo, messaggi in privato anche di estremo supporto, per cui sono molto molto grata, ho ricevuto però anche delle osservazioni / commenti che mi hanno fatto un po' riflettere. Lì per lì non ci ho dato peso, ma col passare dei giorni mi sono accorta di una cosa in particolare che mi ha ferita molto. Ovvero mi è capitato di sentire qualcuno dire: ho paura di ridurmi come te. Diciamo che sotto alcuni punti di vista mi sento un fallimento perché magari avevo aspettative diverse riguardo alla mia vita, mi immaginavo alcune cose diversamente, pensavo semplicemente che vivere fosse un pochettino più facile. Però è normale che crescendo le preoccupazioni aumentano e ti scontri con la realtà delle cose, è normale. Questo mio sentimento però è dovuto principalmente al fatto che sono una persona molto esigente e poco obiettiva quando si tratta di me, perché vedendomi attraverso gli occhi di persone comunque che mi vogliono bene, che mi stanno accanto, non sono un fallimento, perché dovrei esserlo? Cioè, nel senso, se lavorare per anni, mettere da parte soldi, riuscire a vivere con i propri risparmi, pagare casa, le bollette, la macchina, gli sfizi, i viaggi e quant'altro, se questo è un fallimento, allora, cioè, quando mi è stato detto ho paura di ridurmi come te, nel secondo momento in cui ho capito la frase, in cui ci ho fatto caso, mi sono sentita male e ferita, perché mi sono detta: ma c'è da vergognarsi di essere come me? La mia situazione è così imbarazzante, è così terribile fare la vita che faccio io, cioè me ne dovrei vergognare. Per qualcuno è vergognoso lo stile di vita, diciamo, che faccio, quando, vabbè, c'è da dire che condivido della mia vita, boh, forse il 20%, perché tutto quello che faccio e che vivo non sono sempre tenuta a condividerlo, e soprattutto io non devo rendere conto a nessuno dei miei soldi, del mio lavoro, delle mie esperienze, di niente. Comunque, a parte questo, inizialmente mi sono sentita ferita perché mi sentivo appunto di dovermi vergognare di essere nella situazione in cui ero, e sono arrivata a pensare che è colpa mia, che sono ancora di più un fallimento. A parte comunque la mia esperienza personale, quello che in realtà voglio dire in questo video è che troppo spesso ci facciamo veramente influenzare dal pensiero delle altre persone. Prendiamo come giusto, come corretto quello che dicono gli altri, e spesso appunto ci sentiamo un fallimento, ci sentiamo di doverci magari vergognare, di doverci giustificare con le altre persone, proprio perché il loro giudizio ci intacca, ci ferisce. Non sono gli altri a doverci dire che siamo un fallimento, e soprattutto, e questo ve l'avevo scritto qualche giorno fa anche su Instagram e sono contenta che il messaggio sia arrivato a segno, il fatto di aver magari fallito, di aver incontrato delle difficoltà, non vuol dire che noi siamo il fallimento. Per raggiungere comunque i nostri obiettivi, per avere, diciamo, successo nella vita, è normale sbagliare e far fronte a delle difficoltà, a degli ostacoli e fallire. È, diciamo, necessario per migliorarsi, per crescere, per capire che cosa migliorare, che cosa fare, per imparare
ad arrivare e a raggiungere appunto i nostri obiettivi. Io me ne sono accorta qualche giorno dopo, nel frattempo ho covato un po' di malessere e vorrei che questa mia esperienza potesse servire a qualcuno di voi nel momento in cui magari qualcuno vi farà sentire sbagliati, qualcuno vi farà sentire di dovervi vergognare perché magari fate un lavoro diverso da quello per cui avete studiato, che poi questa cosa non la capirò mai, cioè mi sembra veramente che troppe persone stiano vivendo in una bolla, che non si rendano conto della situazione lavorativa qua in Italia, mi sembra veramente assurdo. Spesso ci si fa influenzare troppo dal giudizio delle altre persone, giudizi molto superficiali e affrettati che vengono spesso da persone che magari non hanno mai lavorato in vita loro, e a me fa sorridere perché so che tantissime persone magari non hanno un lavoro perché non riescono a trovarlo, ma dall'altra parte faccio fatica a pensare ad una persona di, che so, 25 anni che non ha nemmeno mai fatto un lavoretto e viene a dire a me che io sono un fallimento e che ha paura di ridursi come me quando io è da quando ho 14-15 anni che faccio la stagione, che mi sono che ho sempre fatto un lavoretto mentre studiavo, lavoravo e vabbè, mi fa ridere perché mi rendo conto adesso di quanto sono stata stupida a stare male per le parole di qualcuno che evidentemente non mi conosce così tanto bene come credeva. Purtroppo ci rendiamo conto sempre troppo tardi di quanto tempo abbiamo perso a stare male per via delle altre persone, cioè assurdo. Spero che non sia venuto un video troppo sconclusionato, ma volevo semplicemente riflettere con voi su appunto quello che mi è successo nelle ultime 2 settimane e spero che queste riflessioni post il rendermi conto di essere stata male per una stupidaggine, per una cosa che, in cui non avrei dovuto investire veramente il mio tempo e il mio benessere, spero che tutto questo vi faccia un po' ragionare e magari la prossima volta che vi capiterà un'esperienza simile, una situazione simile, non restiate male per via del giudizio di altre persone. Non lasciate davvero che siano gli altri a farvi sentire un fallimento, a ferirvi, e non permettete che magari anche un'espressione detta così in maniera sbrigativa o superficiale vi faccia dubitare del vostro valore, del lavoro che state facendo, anche solo su voi stessi, dell'impegno che mettete comunque nella vostra vita, nel crearvi un futuro, nel vivere anche semplicemente la giornata. Spero di cuore che le mie parole possano arrivarvi e che questo video non sia stato totalmente inutile. Ovviamente se avete piacere di raccontarmi la vostra esperienza, se vi è mai capitato appunto di sentirvi quasi in obbligo di dovervi giustificare o rendere conto a qualcuno, se vi è capitato che appunto le parole di un'altra persona vi ferissero, come avete reagito poi, come avete affrontato la situazione, come magari avete anche superato semplicemente la fase del mi sento una nullità, mi sento un fallimento, non sono soddisfatto di alcuni aspetti della mia vita. Insomma, se avete magari dei consigli o volete raccontare la vostra esperienza, vi aspetto qua sotto nei commenti, come al solito. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!